Ben trovati dallo Stadio Olimpico di Roma in attesa di un match ad altissima quota in casa biancoceleste contro l'Inter di Antonio Conti. La Lazio continua certamente a coltivare questo sogno. Con me non poteva mancare una carissima amica e collega come Erika Di Carlo. Ciao Erika. Ciao, buonasera, buonasera a tutti. Insomma, ho detto coltivare un sogno pensando sempre con spensieratezza, come dice ormai da tempo mister Inzaghi. Sì, giustamente, perché è impossibile nascondersi a questo punto, perché siamo nella vetta della classifica, quindi inutile negare ambizioni maggiori di un posto in Champions League. Però proprio questa, il fatto di essere un po' la terza forza, la terza incomoda, come la vogliamo chiamare, ci può dare quella leggerezza di non pensare che siano occasioni sprecate in qualche modo. Quindi giocare con questa libertà di pensiero può essere la marcia in più per la Lazio. La Juventus ha battuto il Brescia, l'abbiamo visto tutti oggi, ma da un punto di vista caratteriale al secondo gol un grande abbraccio, una grande convinzione anche dalle dichiarazioni degli stessi, che certamente vogliono riprendere quel cammino interrotto. Sì, certo, la Juventus rimane sul piano del gruppo, del gioco, da un punto di vista squisitamente della rosa, la squadra più forte del nostro campionato. Certo è che è stata anche quella più altalenante, quindi vederli oggi festeggiare e risultare così contro il Brescia, che sappiamo tutti quante categorie al di sotto della Juventus è, vuol dire che credevano fortemente in questa vittoria, in questa partita, per ripartire, perché al momento è vero che è la prima in campionato, che gioca la Champions, che è in corsa su tutti e tre fronti come sempre, però mai come questa volta è sembrata una squadra normale, una squadra che si può battere, così come ha fatto la Lazio per ben due volte. Erika, non so se anche la tua considerazione del merito, sicuramente è la mia, non vorrei che al di là di come possa andare questa stagione non si ponga all'attenzione del grande campionato che la Lazio sta disputando, perché entrare in Champions League, in Europa che conta, sarebbe a mio avviso già un grande scudetto. Beh, assolutamente sì, perché la Lazio anche l'anno scorso aveva puntato come obiettivo al quarto posto, sappiamo poi com'è andata, quindi era giusto riprovarci. Quest'anno l'ha fatto in modo forte, prepotente, ha scelto quasi di abbandonare le altre competizioni, ma soprattutto l'Europa League. Quindi riuscire a rientrare nelle prime quattro è il successo della Lazio. Farlo in questo modo, con risultati incredibili, con un gioco il migliore forse della Serie A, non può passare inosservato, come purtroppo sembra da qualche organo di stampa. Quindi non si può sottovalutare il campionato che sta facendo la Lazio. Non si può pensare che non vincere lo scudetto sia un fallimento, perché non era questo nei piani della Lazio. Si può pensare che non rientrare nel quarto posto potrebbe essere un fallimento, visto come sta andando. Quindi continuare così fino alla fine ed entrare in Champions League è l'obiettivo da centrare da parte della squadra di Inzaghi. Andiamo ad analizzare anche da un punto di vista tattico il match di questa sera contro l'Inter di Antonio Conte. Una squadra molto fisica, però mister Inzaghi opta per la coppia Correa Immobile e non subito inizialmente Caseto Immobile. Così almeno sembrano le intenzioni. Abbiamo fonti diverse, forse perché penso che giocheranno Immobile e Caseto in attacco. Lo spero. Credo che le tue speranze siano ben riposte, perché dovrebbe essere Marusic al posto di Lazzari e Caseto Immobile la coppia d'attacco. L'unico dubbio per me è quello che riguarda Marusic, perché non è proprio al 100% a mio avviso. A quanto pare Simone Inzaghi l'ha preferito perché fisicamente è il più alto della Lazio, quindi è quello che può contrastare fisicamente gli avversari, perché chiunque si troverà dalla sua parte sarà un duello fisico. Personalmente avrei preferito Manuel Lazzari, però rispetto ovviamente, ci mancherebbe altro, le scelte del tecnico, mentre davanti Caseto Immobile mi sembra la scelta più giusta. Per me la coppia Caseto Immobile è quella più idonea oggi, anche come giustamente facevi osservare tu dal punto di vista fisico. A metà campo, vicino da una parte, noi abbiamo comunque un centrocampo formato da ritorno intanto di Milinkovic, quello di Leiva, certamente lì si giocherà molto della partita. Sì, assolutamente, come sempre in gare del genere io mi auguro che Milinkovic-Savic faccia il Milinkovic-Savic, perché è un campione veramente.
A volte il suo gioco sembra non brillare perché la zona del campo in cui milita un po' lo fa nascondere, però dalle sue giocate, dai suoi spunti può davvero dare quel qualcosa in più alla Lazio, quindi vincere lì su quella zolla di Olimpico potrebbe essere decisivo. È stato chiamato Gianluca Rocchi, la designazione arbitrale alcuni fa discutere all'interno del mondo Lazio, ma comunque credo che la Lazio deve essere più forte di tutto e di tutti e giocarsi questa partita, comunque vale. Sì, assolutamente, la Lazio in passato è stata fortemente danneggiata e da questo arbitro e da altre situazioni arbitrali che ben conosciamo, anche in partite proprio in Lazio-Inter stesse di anni passati, quindi però cerchiamo di superare questi mormorii, queste voci, o comunque ne riparleremo al fischio finale, perché la Lazio si è dimostrata più forte anche a Parma. Le scelte che erano tutte corrette da parte dell'arbitro sono state osteggiate, si è cercato di far passare la vittoria della Lazio come una vittoria di rapina quando non lo è stata assolutamente. Quindi ricordiamo al mister D'Aversa, perché le parole qui della collega ribadiscono, visto che durante la settimana ha fatto presente che si è infastidito la dichiarazione di Inzaghi. Invece noi facciamo presente invece allo stesso mister del Parma che Inzaghi ha sottolineato soltanto un aspetto giusto, ovvero che c'era anche un presunto calcio di rigore nei confronti di Correa non consegnato. Esattamente, di quello non si è parlato, di altre situazioni al limite che comunque rientravano nella regola, invece si è fatto tanto clamore. Ecco, non cadiamo nel tranello, la Lazio sta vincendo tutte le partite meritatamente. Quello che le si imputa come tanti calci di rigore a favore sono figli del fatto che la Lazio sta sempre nell'area avversaria, quindi statisticamente è più probabile che subisca dei falli, quindi sereni, uniti, compatti, mi fido delle scelte di Simone Inzaghi e soprattutto godiamoci lo spettacolo di un Olimpico che delle grandi occasioni è bellissimo. Ricordiamo anche il tuo sito per poter interagire, così ti diamo e ti consegniamo il buon lavoro. Assolutamente, il sito è unfoldingromamagazine.it. Grazie, buona partita, buon match. Grazie a voi.